È tutto pronto per il calcio di inizio. Nella panchina ecco, è iniziata in questo momento la partita. In panchina si libera bene a destra l'angolana, veloce quando può attaccare. C'è una palla presa male e c'è presa male, sfuggita a Marani e poi sbaglia d'Ancona. Ancora Luisi che domina a centrocampo, a Melchiori si sovrappone Montanari, Melchiori rallenta troppo, poi Piergallini la parte opposta, Piergallini, rete, ha segnato Piergallini, poi break di Luisi, palla per Melchiori, vediamo, palla buona, palla per Orta in mezzo, Melchiori ed è il secondo gol, perfetto, ancora una volta in contropiede la Maceratese, gol Melchiori. A Piergallini che ha cambiato posizione con Melchiori dalla parte opposta, palla lunga che può essere buona, vediamo Carboni e a porta vuota, terza rete di Orta, terza rete di Orta per l'inizio del secondo tempo. Dagli altri campi arrivano notizie abbastanza scontate come la vittoria il vantaggio del San Cesareo sulla Jesina. Barriera biancorossa. La botta ed è il Ferraresi, accorcia le distanze con un bel pallonetto. Il calcio, ci sono stati due tiri piazzati consecutivi, il primo sulla barriera con il fallo di mano di Carboni ed è attraversa palo di Carboni. Il giovane Marcatilli, poi c'è il fallo e la fine di questa partita, triplice fischio di chiusura della partita da parte dell'arbitro Guidi d'Imola, proprio allo scoccare tondo del 48esimo minuto di gioco del secondo tempo, quindi la Maceratese espugna il comunale Leonardo Petruzzi di Città Sant'Angelo battendo l'Angolana con il risultato di 3 reti ad 1.